Il Napoli cerca la prima vittoria in campionato a dicembre, ma in casa l'Atalanta ha perso soltanto con il Torino. L'influenza mette KO Sportiello e Reja si affida a Bassi al debutto in Serie A con l'Atalanta. Davanti il tridente argentino con Morales, Gomez e l'ex napoletano Denis. Sarri conferma i titolarissimi, Albiol e Koulibaly guidano la difesa, Jorginho in regia, gli attaccanti sono Callejon, Higuain e Insigne. Arbitra Rocchi di Firenze. La prima occasione per l'Atalanta, Maxi Morales, Denis circondato da avversari riesce comunque a distribuire il pallone, ancora Maxi Morales solo davanti a Reina, si allunga il pallone nell'ultimo controllo e dà l'opportunità al portiere del Napoli di mettere in calcio d'angolo. Il lancio poi di Reina che mostra piedi da centrocampista, Higuain solo davanti a Bassi, tocca però il pallone con il braccio, anche qui un errore di controllo e dunque Rocchi, ottimo oggi, ferma l'azione del Napoli. Napoli ancora in avanti, Yusai per Higuain, pallone d'oro ma il suo sembra quasi un passaggio a Bassi. Allora torna in avanti l'Atalanta in un primo tempo che non è particolarmente divertente. Questo colpo di testa di Koulibaly, il controllo di Grassi e poi di controbalzo con il sinistro sfiora l'incrocio dei pali il giovane talento dell'Atalanta. Ancora in avanti i nerazzurri con un ex del Napoli, Cigarini. La conclusione, il volo di Reina, il pallone in calcio d'angolo ancora pregevole. L'intervento del portierone del Napoli. Secondo tempo, Insigne per Callejon. Buono l'aggancio, arriva Higuain. In pratica si lancia da solo, supera un paio d'avversari, anche qui controbalzo, questa volta con il destro dell'argentino, la deviazione in calcio d'angolo di Bassi, arriva la follia di Deron, sulla battuta di Jorginho l'intervento da pallavolista del centrocampista olandese, calcio di rigore netto. Sul dischetto Hamsik che in settimana ha sbagliato contro il Verona in Coppa Italia, il pallone colpisce la traversa e poi oltrepassa la linea bianca, esultano i giocatori del Napoli, decisiva per la prima volta in Serie A la Goal Line Technology, anche se il pallone era abbondantemente al di là della linea bianca. La reazione dell'Atalanta è immediata dopo il primo gol sul rigore del Napoli in questo campionato, arriva la rete di Gomez servito da Denis, la conclusione del numero 10 dell'Atalanta non lascia scampo a Reina che però lo vedete scivola sul piede d'appoggio al momento del tentativo di intervento. Il Napoli prova subito a tornare in vantaggio, ancora Hamsik, l'ispiratore per Higuain, girato Bassi, la conclusione con il sinistro, pallone che termina sul fondo, poi il calcio d'angolo, ancora Higuain di testa, altra dormita di Deron che ha il compito di marcare il Pipita ma evidentemente non ci riesce, segna Higuain al 17° del secondo tempo e la sua 15ª rete in campionato, di nuovo il vantaggio del Napoli che prova a chiudere il match con Insigne, Goulam, la sovrapposizione dell'algerino, poi il velo di Hamsik, ancora Insigne, controllo, destro al volo, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali, si tuffa Bassi, forse non sarebbe arrivato su questo pallone, cerca il contropiede dell'Atalanta, contropiede fermato dall'intervento di Jorginho, allora arriva il cartellino giallo nei confronti del centrocampista del Napoli che dà la mano a Rocchi, condivide la scelta del direttore di gara. 3 minuti dopo si allunga il pallone Jorginho, intervento duro ai danni di Deron che sarà costretto ad uscire e allora secondo giallo e primo cartellino rosso in questo campionato per un giocatore del Napoli, va fuori Jorginho al 29° del secondo tempo. Il Napoli però trova la forza di andare sul 3-1, solito lancio di Hamsik, ancora Higuain a tu per tu con Bassi, non può sbagliare l'argentino, 16° gol in campionato, l'esultanza proprio sotto al settore occupato dai tifosi del Napoli, una sentenza Higuain, un incubo per la difesa del l'Atalanta. Qui c'è gloria nel finale anche per Dries Mertens, entrato al posto di Insigne, doppio dribbling, poi viene messo giù da Paletta, calcio di rigore e 10ª espulsione in questo campionato per l'Atalanta, record nei migliori campionati europei. Sul dischetto Hamsik che dimostra di non avere una particolare confidenza con i tiri dagli 11 metri, finisce qui, Napoli batte Atalanta 3-1, torna spietato il Napoli grazie al suo cannibale, Higuain fa ancora la differenza, nessuno come lui oggi in Serie A.